Arias. Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Medellin e è una bella giornata, fa caldo, si sta bene. Stiamo andando a Plaza Botero, che è la piazza principale di Medellin, dove ci sono varie sculture di questo famoso artista, appunto Botero. E niente, ve lo facciamo vedere tra pochissimo. Un bacetto. Eccoci qua, dove c'è questa bellissima chiesa che domina la piazza, piena di gente come potete vedere, e a destra e a sinistra in tutta la piazza ci sono sparse le varie sculture che potete vedere qui. Rappresentano vari animali, gatti, cani, persone, cavalli, uomini, donne, solo visi. È una piazza molto grande, molto bella, piena di gente. E vi consiglio di venirla a vedere perché è davvero molto bella, particolare. Poi è la piazza principale di Medellin, quindi come poterla non vedere? Allora, davanti a piazza vedete questa via dove ci sta di tutto e di più, vari negozi veri, diciamo tra virgolette proprio tende, e bancarelle che vendono di tutto, roba rubata, roba usata, di tutto, tra cui frutta, verdura, buonissime anche se volete, qua io vi consiglio di venire a prendere la frutta e verdura, e come giustamente dice il mio compagno, vi consigliamo di venire a prendere gli attrezzi, giusto amore? Certo, io ho preso un lucchetto. Quanto hai pagato? Meno di un euro. Meno di un euro. Poi qua hanno una specialità, credo che sia unica al mondo. Hanno le scarpe abbigliamento con doppio tipo, scarpe della Nike con marchio Levi's, Dolce & Gabbana, Vans. C'hanno il mix ragazzi, qua abbiamo il mix delle scarpe. È unico. Certo, queste scarpe così le trovate ovviamente non usate, le potete comprare nuove, sono taroccate ovviamente, però se volete qua ci sta di tutto e di più a poco prezzo. E niente ragazzi, è molto economico, eppure fare un giro qua per capire la cultura, la verità diciamo di questa zona di Medellin, non è male insomma, un giretto non fa mai male. Ora che arriviamo ai banchi della frutta vi faccio vedere un po' di frutta che vendono. Disculpa, che è questo? Come si chiama questa frutta? Come si chiama questa frutta? È il nome? Mango? Mango verde? Mango verde. Se coma sì? Ah sì, sì, nada, se coma. Si mangia così oppure con sale, limone o salsa piccante? Gracias. Caricatori, shampi, bagnoschiuma, confezioni da tre. Ah, una cosa che ci siamo dimenticati di dirvi, qua in Colombia è possibile acquistare le sigarette sciolte, giusto amore? E qualsiasi pacchetto tu voglia, qua ci sono le sigarette e puoi scegliere sciolte quale il gusto che vuoi, caramelle, CD, dolcetti vari ragazzi, dolcetti vari. Qua va molto di moda una marmellata che si chiama arequipe di guayaba, che a me personalmente non piace, ma potrebbe piacere. Allora, all'inizio proprio della via, da questa parte, dall'altra parte trovate le bancarelle della frutta, banana, ananas, mango, avocado, tutto quello che volete. Eccoci qua ragazzi, siamo al Parco dei Desideri, un parco enorme, grandissimo, pieno di bambini, dove ci sta anche la casa della musica da poter visitare, con queste sdraio rotabili bellissime. Guardate, questi girano come fanno quei bambini. Come vedete si divertono tutti i bimbi a far girare sdraio per prendere il sole, queste sono? Sì, esatto, per rilassarsi. Qua al centro c'è questa zona dove c'è tutta sabbietta, dove i bambini possono fare i castelli di sabbia con spalletta e secchiello.
possono giocare. Come vedete vendono zucchero filato. Pieno, pieno, pieno di bambini questo parco. Facciamo vedere. Sembra un paio di pops. No, mi sa che sono costumi, tesoro. Costumini. Nessuno mangia in casa. Le zozzerie non possono mai mancare. Famose zozzerie, dolcetti vari. Qua abbiamo zona coperta per poter fare picnic con la famiglia. Sempre al centro tutta la sabbietta per far giocare i bambini. Queste due mezze lune. Anche questa è una zona molto carina da visitare. Ora questo con le campanelle, io stacco le campanelle, sono due ore. Mi sa che vendi gelati, no? E qua, come potete vedere, c'è tutta sabbietta per poter giocare con palette e secchiello per i bambini. È davvero un posto carino da visitare, specialmente se si viene con la famiglia.